Pensa agli esami, non ti distrarre. Ti piace? Beh, mica male. Perché a te no? A me, io che c'entro? Io sono fuori concorso. Guarda, che alle ragazzine piacciono gli uomini maturi. Sì, sì, maturi. Maturo per la pensione sono io. Vuoi farmi credere che se si presentasse l'occasione ti tireresti indietro? No, però bisogna evitarle le occasioni. Andiamo, siamo arrivati. Ah, ragazzi, vi è qua. Le occasioni a te, Mario, te ne capiteranno. Quando io ci avevo l'età tua, sta attenta che bagnato si scivola. Vedi, Mario, quel tipo di ragazze lì, quelle dall'aria un po' per bene, beh, quelle sono sospette. Bisogna stare molto attenti, perché sono proprio quelle che ti incastrano. Le ragazze bisogna conoscerle profondamente, perché se no, che fai, le metti a casa un'estranea? Prendi quella ragazza lì, per esempio, è carina, a te ti piace, lo so, ma chi è? Chi la conosce? Ecco perché bisogna... Ma che è successo? Namo, porca troia, sbrigatevi! Namo! Forza, disgraziato, monta, monta! Mario! Mario! Namo! No! Mario, so papà. So papà. Eccolo, ecco, è mio figlio. È mio figlio. È mio figlio. È mio figlio. Stamane a Roma hanno avuto inizio gli esami per i concorsi statali. Oltre 20.000 candidati provenienti da ogni parte d'Italia hanno affollato la grande aula per le prove scritte ricavata all'interno del Palasport. Tra le notizie di cronaca si registra una sanguinosa rapina al banco di credito dell'Euro. L'assalto è avvenuto verso le 8 di questa mattina, poco prima dell'apertura degli sportelli al pubblico. Il bottino è stato di oltre 400 milioni. Nella sparatoria che è seguita ha perso la vita il ragionier Mario Vivaldi, di 22 anni, che si recava al Palasport per partecipare a un concorso. Abbiamo avvicinato il padre, ma il povero vecchio non sembra ricordare nulla di quanto si è svolto sotto i suoi occhi. Era bravo, signor Giudice, ti direi. Eccolo qua. È un momento intanto. Ma stavano scappando, eh?